La sfida di cartello del quindicesimo turno di andata nel girone F di seconda categoria è indubbiamente quella che va in anticipo a Villa Santa Maria e che mette di fronte i neroverdi di Mister Ulacco, terzi in graduatoria, alla capolista marcianese che divide il gradino più nobile della classifica in coabitazione con il Vacri di Marco Taraborrelli, che vanta però una gara in più rispetto ai frentani. Col Giuliano Teatino spettatore interessato si assegna anche il platonico titolo di campione d'inverno ed entrambe le contendenti possono aspirare ad aggiudicarselo, essendo soltanto due le lunghezze che dividono le due rivali. L'avvio degli ospiti è decisamente migliore, con la squadra di casa in posizione attendista che rischia grosso al decimo quando rullo scaricallato al termine di una buona offensiva corale dei ragazzi di Mister Bucci. La sfida rompe gli equilibri al minuto 17 quando Salvatore viene steso in aria da Scutti, che rimedia il cartellino giallo, male indubbiamente minore se paragonato al conseguente calcio di rigore assegnato dal signor Dagnillo Di Vasto e realizzato dagli 11 metri da Capitan Rullo. I neroverdi villesi si scuotono a questo punto dall'iniziale torpore e iniziano a guadagnare metri in avanti e anzi reclamando a loro volta la massima punizione per un intervento dubbio in area ai danni di Ivan Stella. Stavolta però la decisione del direttore di gara va in tutt'altra direzione. Al 24esimo lo stesso 9 neroverde smista sulla destra per Schieda, che prova un pretenzioso diagonale che non riesce a produrre effetti devastanti. Al 38esimo si rivedono gli ospiti ancora con l'intraprendente Rullo, che stavolta si sistema per un siluro dalla distanza che nell'occasione non gli regala particolari soddisfazioni. Prima del riposo il Villa raddrizza il risultato con Dinucci, lesto a ribadire in rete da distanza ravvicinata dopo la precedente battuta di Camerano deviata da un avversario che si infrange sul palo e torna in gioco per il tap-in decisivo del 2 di casa. L'entusiasmo villese potrebbe subire un brusco contraccolpo in avvio di ripresa quando il direttore di gara estrae un cartellino rosso ai danni di Franchetti, con il difensore di casa punito probabilmente in maniera eccessiva, che nel tentativo di divincolarsi e far ripartire l'azione dei suoi colpisce al volto in maniera fortuita Memmo, che termina a terra. A nulla valgono le spiegazioni del possente difensore neroverde, costretto a seguire il resto della gara dalla tribuna. Pur con evidenti difficoltà oggettive, il Villa Santa Maria passa a condurre in inferiorità numerica grazie a Fabrizio Di Cicco, che pesca il jolly dalla distanza e sorprende Suriani leggermente fuori dai pali e costretto dunque alla capitolazione. La truppa di Ulacco festeggia per la prodezza, ma è consapevole che mantenere il vantaggio in condizioni numeriche di inferiorità non sarà impresa di poco conto, e in effetti la reazione dei lancianesi non si fa attendere. Dopo il gran siluro del solito Rullo, ridotto a più miti pretese dal difficile intervento in tuffo di Suriani, il duello tra i due si ripete poco dopo, ma ancora una volta è l'estremo nero-verde ad avere la meglio. Sulla successiva ripartenza dei padroni di casa fioccano le proteste nei confronti del direttore di gara, che si dimostra particolarmente clemente nei confronti di La Farciola, che stende Ivan Stella lanciato a rete, e quando tutti aspettano il rosso estrae soltanto il giallo nei confronti del calciatore frentano, che poi verrà graziato ancora in una successiva azione fallosa con Mister Bucci, che lo sostituisce tempestivamente per evitare guai peggiori in chiave disciplinare. Ad uscire fuori è invece Mister Ulacco, allontanato per proteste poco prima della mezz'ora. Subito dopo gli ospiti cercano l'affondo con Salvatore, che viene imbeccato dalla sponda aerea di Memmo e cerca il colpo in corsa senza apprezzabili risultati. Al 31esimo torna a proporsi il sempre pericoloso Rullo, che stavolta aggancia sulla lunetta e indirizza in porta, mancando di pochissimo il bersaglio grosso, per buona pace di Antonelli e compagni, che resistono fino al 34esimo minuto della ripresa, nel quale Ruffilli trova l'angolo opposto e la rete del definitivo pareggio, che a conti fatti è il risultato più giusto per quanto messo in mostra dalle due squadre protagoniste nel finale di un paio di occasioni equamente distribuite. Da parte villese si tratta in realtà di una protesta e di una conseguente richiesta di assegnazione di un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Di Martino, che va a ostacolare Ivan Stella lanciato a rete dal lungo lancio di De Simone. Ma neanche stavolta Dagnillo si dimostra particolarmente benevolo nei confronti della truppa di casa, che rischia a sua volta la beffa nei minuti finali quando il neoentrato Vizioli, pescato ottimamente da Ruffilli, elude la trappola del fuorigioco e viene a trovarsi a tu per tu con Antonelli, che compie il miracolo e chiude provvidenzialmente lo specchio della porta al 17 ospite, facendo scorrere i titoli di coda sul film della contesa. Mister Antonio Bucci, tecnico della Marcianese, prima in classifica. Oggi gara molto difficile in quel di Villa Santa Maria, un pareggio finale che può soddisfare entrambe le squadre, anche se era preferibile per tutte e due conquistare i tre punti. Sicuramente, per quanto riguarda il risultato,
comunque ci va bene, l'unica rammarico è che essendo un uomo in più potevamo sfruttare un po' meglio, però poi abbiamo preso il gol del 2-1, anche un bel gol tra parentesi, quindi abbiamo provato, eravamo sotto, poi abbiamo avuto anche la palla del 3-2, ma alla fine va bene così, quindi diciamo che ci può stare. Una partita che sapevamo all'inizio che loro, anche loro stanno 2 punti dietro a noi, quindi non è una squadra, sapevamo, una squadra ostica, quindi molto ci aspettavamo comunque una partita difficile, lo è stata. E a proposito di aspettative, ve l'aspettavate di essere in testa all'inizio del girone di ritorno? No, sinceramente no, non era in previsione, è comunque una buona squadra, lo sappiamo, però sono tutti ragazzi che comunque diciamo che siamo un gruppo di amici, la società non è che abbiamo velleità per quanto riguarda i primi posti, se viene, stiamo, come si dice, l'appetito viene mangiando, balliamo, quindi vediamo. Va bene così, insomma, quello che viene ci prendiamo, insomma. Fabrizio Di Cicco, centrocampista di Villa Santa Maria, oggi autore di un Eurogol che però non è bastato a conquistare 3 punti, ma in ogni caso, visto come si erano messe le cose, è stato un risultato positivo. Esattamente, hai dato la lettura giusta. E considerando che siamo rimasti in 10 dopo pochissimi minuti del secondo tempo e considerando il valore dell'avversario che comunque va rimarcato, che è una squadra che merita la posizione di classifica che ha, è un ottimo risultato per noi, che ci dà fiducia per andare avanti, andare fino in fondo anche quest'anno. Una squadra con la vostra, sempre con i soliti volti noti e con qualche poco però numericamente di giovane. Guarda, il nostro orgoglio è sempre quello che giochiamo con il 90% della nostra squadra è composto da ragazzi del posto che giocano senza nessun compenso e questo è il primo obiettivo che ci prefiggiamo ogni anno, anche perché è l'unico modo per dare continuità alla nostra lunga tradizione. Tra i volti noti ci sono anch'io, fra poco magari non ci sarò più e sì, giovani, la regola, il venir meno della regola dei fuoriquota penalizza un po' i giovani. Però ti posso garantire che in rosa magari oggi ce n'erano pochi in distinta, adesso non ricordo bene, abbiamo diversi giovani di valore e di sicuro futuro per loro e per il calcio nero-verde. Dove può collocarsi questa squadra, la tua? Guarda, inizio anno il mister, ti rispondo con le parole del mister, l'anno scorso abbiamo concluso terzi e ci ha detto voglio fare più dell'anno scorso, quindi come dire, anche se, ripeto, la prima cosa per noi, il primo obiettivo è dare continuità alla tradizione villese che va avanti da oltre mezzo secolo, lo sai bene, e però anche sul campo ci stiamo togliendo belle soddisfazioni e quindi proveremo quantomeno a fare i playoff o comunque anche a salire direttamente di categoria. E infine questa squadra della Marcianese merita il primo posto? Sì, sì, l'ho detto prima. Oddio, la classifica è corta, soprattutto nelle prime posizioni. Quindi alla fine, secondo me, si deciderà, a differenza dell'anno scorso, sarà un campionato che potrebbe decidersi davvero anche all'ultima giornata, però sicuramente Marcianese merita di stare lassù.